got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Show TV. Adesso è Talk Show. Guardate me, dopo passiamo dentro la strettoia, qua ci sarà uno stop, ok? Poi si parte, si farà ancora slalom, lì, slalom gigante, poi c'è l'asse, c'è il corsino, questi due, quel passaggio lì sui legni, ok? Ce la parte, ma lì siamo per sì, ma lì seguo, okay? Sì. Poi piano piano rientriamo a destra sulla salita e rifacciamo la sfida alla fine, ok? Amici di Bike Show, siamo a Borno, oggi puntata speciale, siamo con una grandissima campionessa. Oggi scuola di mountain bike, scuola di ciclismo con tanti ragazzini, tanti giovani, quindi seguiteci per questa puntata speciale. Adesso mi infiltro, mi imbosco anch'io e pedalo, vediamo se Paola se ne accorge. Andiamo! Se sbaglio che figuraccia. Vai! Hai capito come gira?
Ragazzi, vado? Vai, via! Vado? Vai! Chiedi interno! Chiedi sbagliato, vero? Chiedi interno! Stai in piedi! Oh. Vai, sempre in piedi, piedi pari, dai, sala, 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 via, via, brava, sempre un dito sui freni, ho visto che brava lei, dai, via, anche se non si frena, teniamo sempre le dita sui freni, ci dobbiamo abituare, via, vai, 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 vai là, aspettami là allora, sì, vai. Vedi il piede interno giù. Sì? Sì. Devo rifare allora, sì. Cavolo. Bocciato, ragazzi, mi hanno bocciato. Ciao, Brangolino! Allora. Via! Adesso io vedo il piede contrario perché è interno giù. Paola, questa è la base, l'inizio, diciamo, dei, la base, sì. Per i ragazzi, per iniziare a prendere confidenza, Con la bici, sì, per acquisire un po' di abilità tecnica, perché insomma, prima di portarli sui percorsini che ti hanno creato molto belli, però prima dobbiamo vedere insomma che livello sono, la base sì. Poi dopo faremo anche quelli. Sì, esatto. Ragazzi, ma bacchettato, ho sbagliato? No, bacchettato perché in una curva il piede interno non l'ha tenuto su, l'ha tenuto giù. All'interno? All'interno, curva in piedi interno alto, invece ce l'avevi all'incontrario. Ce l'ho la scusa che non è la mia, non è mia, sì, la bici. Perché sei andato a letto tardi. Sì. È quello. Sì. Allora la rifaccio, dai. Perché i ragazzi vanno, sono bravi, guarda. Sì, sì. Guarda che bravi che sono. No, sì. Bravi. Oh. 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 Sì, questi sono proprio all'inizio, sono proprio bravi. Sai. Vai. Sai che ho fatto fatica a passare quasi dritto in mezzo a tutti i birilli, però là bisogna fermarsi, giusto? Sì, stop. Poi si riparte, però imparare anche a usare i freni per massimo, capito? Certo. All'inizio. Vabbè. Fare un po' di equilibrio. Esatto. Tento a Simone che sì, ragazzi... perché l'equilibrio della mountain bike è molto importante, è la base di tutto, insomma, per dopo quando si andrà a affrontare i percorsi, l'equilibrio è proprio la base. La base. Poi abbiamo visto Paola, ragazzi, si diverte ancora a fare surplus anche, Sì, yeah. Sì. Quindi... Infatti adesso cambiamo gruppo, andiamo di là, facciamo un po' di esercizi con loro. Questo è già un primo gruppo di ragazzi? Sì. Poi ogni giorno ci sono gruppi diversi o sono sempre... Ah no, sono sempre loro, però ma sono una quarantina, adesso qualcuno ieri c'era, manca oggi, magari viene domani, perché non c'è niente. Che fanno il camp, quindi... Ragazzi, qui parte la base con i ragazzi, vedete. Adesso rifaccio il giro perché... Quindi pedale alto? Curva, pedale interno alto. Quando curvo di qua? Alto, sinistro. Devo ripartire, da zero, tocca per ricominciare. Vado dietro i ragazzi. Via! Facilissimo!
metto la gamba e la metto più avanti. Guarda! Andiamo scendere dalla bici! Un po' dritto. No, non in avanti così da dietro. Come spingi? Guarda il bimbo, guarda il grande. Ora adesso i ragazzi sono andati su, andiamo su a filmare perché fanno negli sterrati, quindi fanno altre prove. Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, siamo col sindaco di Borno, Matteo Rivadossi. Siamo qui in questo bike camp di Paola Pezzo, un evento comunque importante, una campionessa testimonia qui di Borno. La novità di quest'anno per quanto riguarda Borno e l'Altopiano è avere come ambassador Paola Pezzo, quindi per noi è un motivo di orgoglio. Ovviamente Paola Pezzo è il nome femminile che in Italia e penso anche comunque nel resto del mondo è legato al mondo delle due ruote, la mountain bike, e poterla avere come nostra ambassador e come parte proprio attiva del camp è qualcosa che ci rende orgogliosi, come ho detto prima, e che porta comunque il livello delle due ruote proprio a tutti. Beh, Borno è una località turistica, una località di montagna dove la mountain bike si adatta veramente. Avete paesaggi, percorsi, la location? Sì, questo è il piano di sviluppo che ormai abbiamo intrapreso da qualche anno, è quello di puntare più sempre sulla stagione estiva, sul verde, sulle due ruote, sul movimento, sul benessere, sulle famiglie, sui bambini, come il camp che abbiamo questa settimana, quindi la direzione è quella giusta. Bene, adesso andiamo a seguire allora i ragazzini e la nostra testimonia Paola Pezzo. Esatto. Grazie sindaco. Grazie a voi. We'll be right back.
Bene, amici di Bike Show, siamo arrivati qui con Paola Pezzo. Ciao Paola! Ciao! Intanto sentite i ragazzini dietro di noi, ragazzi, sono scatenati. Paola, allora oggi tanto qui abbiamo parlato, abbiamo visto che c'è questo bike camp, giusto? Sì, sì. Quindi tu hai una scuola di ragazzi, giusto? Sì. Dove? Allora, io a Valigio sul Mincio abbiamo una scuola di ragazzini che porta il mio nome, una scuola mountain bike, un bike park che è il bike park Paola Pezzo, centinaio di ragazzini, insomma, ecco. E niente, qui abbiamo voluto insomma portare questo camp qui a Borno per rilanciare un po' il territorio. E niente, sai com'è, d'estate è il momento più felice per i ragazzini perché insomma finiscono le scuole e si inizia un periodo di relax e di divertimento. E non c'è altro come lo sport, è un ruolo importante per la crescita dei bambini. E insomma, e qui questo camp offre insomma a loro la possibilità di questa settimana di sport. È uno sport non agonistico, ma di relax, di divertimento, di stare insieme e farli crescere come persone, insomma, e condividere, condividere insomma la natura e rispettare gli altri. E poi insomma la bicicletta è sempre un mezzo che amano i bambini perché si sentono liberi. Per le regole, anche insegnare le regole. Oggi è l'unico giorno che piove, abbiamo preso un po' d'acqua, però fino a ieri sole. Questa è una località turistica molto bella, poi per la mountain bike è, penso è proprio adatta. Per i pochi, ma veramente pochissimi che non conoscono, allora, Paola Pezzo, due Olimpiadi, due mondiali, Coppa del Mondo una sola, una Coppa del Mondo, scherzo, ma quante vittorie in Coppa del Mondo? Allora, quando ho vinto io la Coppa del Mondo, 8 su 10. 8 su 10, ragazzi, è un record? O c'è o la daily, qualcheduno? Quello non lo so se mi trovi, però insomma... Perché le due regine in assoluto della mountain bike, tu e Gurrita Daly. Poi c'è stata anche l'Alison Sydor, canadese, che sono vinto parecchio. Anche Alison Sydor, vero? Che era tua rivale. Sì. Anche la daily però è stata... È arrivata dopo, però. Vediamo che era la Furtado all'inizio, che è americana, Sydor canadese. Poi io, poi è arrivata la Dale, Furtado, spagnola. Però le vittorie totali in Coppa del Mondo? Ah, beh, una quindicina. 15. Se adesso chiedo, secondo me non si ricorda tutte. Te le ricordi, no? Insomma, parecchie, però San Francisco, Budapest, Belgio, Ufalize, quelle più... Località storiche. Storiche, sì. Ragazzi, erano... Allora, Ufalize, queste località erano località veramente dove c'era anche il grande tifo. È un po' come correre su strada a Sanremo, la Ligi Bastogliesi. È una classica importante, sì. Italiani. Ha perso il conto anche degli italiani, sì, non se li ricordo. Quindi, ragazzi, comunque è una grandissima campionessa che ha scritto la storia della mountain bike. E ad oggi trasmetti questa tua passione. Tu, con Paolo anche. Sì. Perché Paolo... Intanto eravamo compagni di squadra, gli dovevo tirare le volate a Rosola io. Che lui ha vinto però, ha vinto. Pensa, allora, se non c'è quello che gli tira la volata, insomma, non fa da solo, fanno poco. Insomma, ci vuole squadra. L'ultimo pezzo, giusto? Eh sì, quindi bisogna avere poi le gambe. Li portano. Però Paolo, ecco, noi abbiamo corso nel 90 a Gigerati, anche lui è importante. E è partito con te, perché lui è iniziato uno dei pionieri anche lui da mountain bike, perché quando nel 90, quando ho smesso su strada, è passato alla mountain bike, un po' più pazzo, lui quindi faceva un po' più downhill, quindi un po' di downhill, però è stato importante per te, per l'inizio proprio nella crescita, sì, nella crescita proprio di tecnica, di fare la professionista, imparare il mestiere, come si dice. È vero, perché insomma richiede molta tecnica la mountain bike. Io arrivavo dall'uscita di fondo, molto forte in salita, però in discesa perdevo anche quello che guadagniamo in salita, per cui ho detto qua dobbiamo fare qualcosa. Paolo invece arrivava dalla strada, pazzo, un po' passare in discesa, andava molto forte e abbiamo cominciato a lavorare soprattutto sulla discesa e insomma è servito molto perché dobbiamo essere completi in mountain bike, andare forte in salita ma non devi neanche perdere in discesa, per cui è servito. Io me lo ricordo anche importante perché veramente molte volte la differenza la fai in discesa, soprattutto nei finali, perché devi avere la lucidità,
di guidare e quello che insegnate ai disegni ai ragazzini. Sì, la destrezza, l'abilità, insomma, è molto importante per quello che è l'equilibrio, soprattutto richiede molto equilibrio la mountain bike, bisogna iniziare proprio dalla base, inizi da loro, da quei bambini, insomma dopo si ritrovano da adulti che non hanno problemi, se inizi da adulto è molto più difficile, insomma si fa più di fatica. E noi abbiamo iniziato un po' da adulti, eh. Io e Paolo così abbiamo iniziato un po' più tardi, però eravamo ancora abbastanza, diciamo, giovani per la mountain bike, perché era agli inizi. Ci si divertiva ancora, siamo stati pionieri, per cui adesso loro i ragazzini hanno una fortuna, perché insomma possono avere dei maestri validi. Cosa ti chiedono i ragazzini? Perché comunque hanno una maestra, un'insegnante che è grandissima esperienza, grandissime vittorie, sei l'immagine della mountain bike nostra da tantissimi anni, perché il movimento a mountain bike sei te, Paola, quindi tanto che dicono la mountain bike è bilanciata tra maschi e donne, quindi, e soprattutto se è il simbolo più quindi non c'è il problema maschile e femminile come c'è su strada, dai, devo dire che sono stata fortunata, perché insomma è uno sport sì maschile, impegnativo, che a volte considerato ancora più gli uomini che le donne, però nel mio caso devo dire che con le mie vittorie sono riuscita a vincere, insomma, le Olimpiadi, sono riuscita a vincere altre, cioè a fare una buona carriera, che nessun maschio in Italia ancora ha vinto quello che ho vinto io nella mountain bike, qui ho ancora questo, sono fortunata, insomma, che anche le donne riescono primeggiare. Diciamo, anche su strada adesso, visto che comincia a cambiare qualcosina e cominciano a inserire delle donne nelle grandi tappe, nei grandi giri, o grandi gare come la Strade Bianche, la Parigi-Roubaix, che già è importante. Poi se si parla di gazzi, di quello che vincono nella gara, le gare, premi, allora lì ancora siamo lontani, perché le Strade Bianche, se pensi che il primo uomo prende 18.000 euro, la prima donna 2.500 euro. Nella mountain bike sono bilanciate, adesso non mi ricordo più. Coppa del Mondo hanno portato pari. E tra l'altro Coppa del Mondo, infatti volevo dirlo, Coppa del Mondo nelle gare mondiali, internazionali, c'è anche lo stesso visibilità, meno male, la stessa visibilità. Io mando in onda le prove di Coppa del Mondo, immagino, e abbiamo lo stesso minutaggio, quindi questo è bello, perché comunque lo spettacolo c'è. Sì, peccato che dovrebbero far vedere un po' di più questa mountain bike, che ancora insomma soffriamo un po'. Anche perché è bello vedere anche Pidcock, Van Der Poel e tutto così. Ma per fortuna che ci sono loro che vengono a fare mountain bike, almeno. Però i tifosi si ricordano palla a pezzo. Famosa, è stata quel periodo lì, è stata una bomba perché si legava la sportiva sexy con i titoli, con le vittorie. È stata la prima italiana proprio a aprire, e poi molti non lo sanno, perché tantissimi dicono con l'Olimpiadi, ma io dico guardate che all'estero tu questa cosa qua eri già diciamo premiata da anni prima, giusto? È vero, perché quando ho iniziato io ad andare in mountain bike c'era questo abbigliamento da uomo e io non volevo far perdere la femminilità, è uno sport anche impegnativo, volevo che la donna rimanesse, avesse i suoi capi, i suoi abbigliamento, con le linee, con i tagli da donna, perché prima quando correva la Maria Canispo aveva abbigliamento da uomo e quelle erano. Allora grazie a quella ditta, insomma, Castelli, diciamolo, è stata la prima a fare la linea donna sciancrata, tutto molto bello, pantaloncino più corto, abbiamo lavorato tanto, seguivamo la moda, per cui alla ricerca di tessuti, colori, paillette, tutto di più, e gli americani, lampo lunga dietro, che non era scontato, perché noi quando correvamo la lampo arrivava fino a qui, quindi dopo è stata studiata anche la maglia aperta. Quando andavo in America, che mi presentavo alla Coppa del Mondo, alle gare, i tifosi non vedevano l'ora che io partissi per vedere come mi presentavo vestita, perché era ogni volta cambiavo. Ed è stata premiata anche per questa, tra le atlete, non solo da mountain bike, tra le atlete di poi tutte le discipline, giusto? Oh, è vero, sì. Perché mi ricordo. Ho lanciato poi ho anche la sella da bicicletta da donne, quando andavo io in bici all'inizio, queste selle dure, ho detto mamma mia, non si può andare avanti così, fa tutte queste ore in bici con questa sella dura. Allora ho preso una sella,
l'ho tagliata proprio in centro. Ho un po' vergogna a portarla alle stelle San Marco. Quindi me la fai così? Allora, io la voglio così, con suo foro in mezzo, bucata. E allora me l'ha fatta e dopo, e adesso se guardi, sono tutte così, donne e uomini, insieme a grandi. Quindi vedete dove arriva lo sviluppo, che a volte allora nei tempi, quando si studiava le cose alleggerite, si diceva questo è matto, alleggerisce, questo vuole la sella corta, vedi, questo. E ad oggi invece poi le aziende hanno sviluppato tutte queste tecnologie, tutte queste cose, e è il mercato, adesso è il mercato, sono arrivati al top. Quindi ho contribuito anche lì, dai, insomma qualcosa. Sembra silenzio della montagna senza i ragazzini, adesso è diventato. Però ecco, il bello con i ragazzi è questo, sta smettendo di piovere, quindi stiamo preparando per ripartire poi a pedalare. Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda.